Vincenzo Palazzo, Mesciumeco. A me, a Torre Lapillo, no? Mi hanno nominato il re della chitarra. Infatti. Poi, dottore Ricci di San Pancrazio, professore, maestro della chitarra. Mio nipote Ruggero, professore di musica, tu sei un mostro che parla chitarra. Poi c'è... Ma tu hai studiato o sei autodidatta? O da solo? Autodidatta, inizio da solo. Vincenzo Meco, quando hai iniziato a suonare la prima volta che hai preso una chitarra in mano? Avevo, da ragazzino proprio, sì. Avevo 7-8 anni, io cominciato già, le mani non mi arrivavano. Era più grande la chitarra di te? Eh? Era più grande la chitarra di te? Le mani non mi arrivavano. Quindi ora tu hai la bellezza di... 88 anni l'ho fatti al primo, anzi per esattezza il 28 dicembre 1926. Ah, bene, via. Poi mi dichiarò a Capodanno, so per 3 giorni mi contavo tutto l'anno. Quindi sei venuto da un mondo, sei nato in un mondo contadino? Un mondo contadino, è triste pure. È triste pure? È triste. Perché c'era poco? Avevamo 9 chilometri a piedi. E senza pane tempo di guerra pure, senza pane, ci dava un quarto di pane il governo, e allora secondo la famiglia mia era troppo grande, della mamma e papà, no? Dunque, e a noi ci levavamo un pezzettino di pane di quello, perché eravamo i fratelli, io ero il più grande, per i bambini che non piangono, insomma. Quindi, no. E lavoravate dalla mattina presto? Alle 4? Come stava uscendo il sole, incominciamo a zappare. E come stava il tramonto, mezzo di dentro il sole e mezzo di fuori, stavano lasciando per andare alla casetta. Dormire finalmente. Tempi duri, tempi duri. Duri, per sto dicendo. Quindi, e la chitarra ti accompagnava anche? La chitarra per dirci una cosa è stata la mia vita, sul senso dicendo, per quanto l'amavo. E già di fatto vedi alle mie 88 anni, sei bravissimo. Mai abbandonato. Ho fatto la bellezza di 54 anni di complesso. Sì. Abbiamo suonato a mezzo le piazze, alle rotonde sul mare, ne ho fatti, ne ho fatti, in Francia, in Germania. Sei andato anche all'estero, quindi? E come no?
E nella campagna ti portavi anche la chitarra? E come no, quando eravamo che facevamo il sabato, tutte le ragazze e ragazzi che cantavano, gli vai in basso, io suonavo la chitarra, ma era una cosa di bello. Era bello, e eh? Si ballava, ma era una cosa di bello. Quindi fra, diciamo, nelle pause di lavoro voi... Alla sera, finito il lavoro. Noi ci corriamo a una masseria, nata qui, chiamata Pezza, a Pezza. Era dei D'Agostini, da Vincenzo D'Agostini, da Giovanni Tabacco. Io facevo dei canali, i canaletti, per piantare il tabacco, no? E le donne con un palo e le piantine piantavano il tabacco. Dunque, dalla mattina alla sera, iniziamo alle 7 della mattina. Iniziamo e lasciavamo la sera alle 8 e mezza, quando il sole sta per tramontare, il mese proprio di maggio qua. Ah sì? Ma di... Giugno? No, questo mese qui, maggio? Questo mese di maggio, sì. Questo mese di maggio. Quindi erano più di 12 ore al lavoro? La voglia. Vi alzavate presto la mattina alle 4 e eravate già in piedi? Dobbiamo solo che la piantina di sopra... dove sta seminata, no? E quindi... della terra. Andavate a piedi o qualche fortunato andava... A piedi. Con la bicicletta. Mettevamo un copano a una parte, un copano, un cesto grande, e un cesto con la tavola, una parte alla campagna. Era troppo dura, ma molto, molto, molto dura era. Chi riparte il signore e dice, ma io ancora io sul tabacco ci mi canta pure. Non ci ridi? Sì. San Antonio, ma dico Giovanni, era sempre molto, molto, molto duro. Poi, la verità, a noi oramai abbiamo fatto l'abitudine, l'abbiamo fatta, ma ci dovevi pensare solo di quello che tu stai facendo. Io lascio e me ne vado. Troppo lavoro, troppa fatica. Troppo lavoro. Trasportavamo l'uva della campagna pure. Ma dalla mattina alla sera. La dinella che pesava, noi la facevamo per fare meno viaggi, no? La pestammo. Sì. Assaggiavamo e la pestammo così. E poi facciamo un forma di sopra e pesava a sopra 65-70 kg tutti i giorni di quella. Sto dicendo la sacrestante verità, sto dicendo. Ma non vi pagavano quanto era il lavoro, no? No, ma la giornata, quanto era allora? 1.000 lire, 1.000 lire. Cioè, abbiamo lavorato per 400 lire. Un litro di olio, l'abbiamo pagato 500 lire. Per comprare un litro di olio in quei tempi dovevamo mettere 100 lire di tasca pure. Mi sono spiegato. I tempi li abbiamo passati mai. Ma oggi ci sta male. Ci sta male solamente per una cosa, per i giovani. Per un avvenire, quelli li piango io. Per i giovani, li piango, perché il giovane di oggi è un futuro senza speranza. Sì, no? Non lavorano in campagna perché non hanno... No, guarda, se si ristagnerà l'agricoltura, che fanno la sanatoria all'agricoltura, praticamente penso che il giovane pure si metterà, si aggiungono alla campagna, perché dalle parti nostre qua sono paesi agricoli, sì. E poi oggi l'agricoltura non è come una volta, è meccanizzata, una con una motozappa a 4-5 ore appena si fa un ettaro di terra, si la coltiva, invece prima con la zappa ci volevano, cioè, un ettaro di terra sono, come dire, una
40-45 giornate di zappa. Invece oggi con la motozappa. Con la zappa in giornata le fai. In un solo giorno. In un solo giorno. Quindi questo è molto. C'è una cosa, una differenza. E c'è una differenza incredibile. Di quei tempi. Certo, stiamo parlando di. Neanche le bestie hanno fatto quei lavori. Ok, quindi oggi i giovani c'hanno, non hanno però la scuola per andare in campagna, non sanno. Ma poi se vuoi impari, noi alla scuola siamo andati. Appunto, però la scuola vostra erano tutto il mondo contadino dell'epoca. Appunto, dico, però per impararti, adesso prima, per esempio quando facevamo, noi le chiamavamo le rugge. Cosa sono le rugge? Le rugge, ma le dico che sono. Sono dove facevamo, erano come i tappeti. Erano, zappavamo la terra e le facevamo come i tappeti. Ne seminammo la seme. Sì. Poi ne innaffiammo. Sì. E poi quando la seme veniva su, sì, che spuntava dalla terra, questa seme, dunque ci facevamo le piantine da 20 centimetri e poi le distaccamo dalla terra e le facciamo, diciamo, in base alla semiera, 20, 30 o 40 centimetri di distanza una con l'altra. Quelle da bacci, una decina di centimetri. Quelle di pomodori, per esempio, 50 centimetri, perché voleva gli spazi perché si fanno più grandi, no? Dunque. E poi qualsiasi seme ha la sua distanza per piantarla, in base alla pianta quando si fa grande, no? Oggi molti giovani non sanno proprio la campagna, preferiscono stare al bar, quindi un tempo era più semplice saperle queste tante cose della campagna, come tagliare gli alberi, come piantarli, sì, come mettere la terra sul tronco. Io mo, Giovanni, quello che è morto io a Palombariello, che è un fondo, ma belli, ma sai. Per esempio anche il concime per la terra, erano... I consorsi. Ah, dei consorsi. I consorsi, sì. Quindi non c'erano... Non c'era il letame. Il letame delle mucche, il letame, no? Delle no, dei cavalli. Dei cavalli. E pure anche a casa, delle immondizie di casa. Ah, anche delle immondizie di casa, sì, questa sì. È una cosa che veniva fatta delle fosse, che prima tutte fosse erano. Non c'erano mai. Fosse biologica, no? Eh sì, no, fosse così, libere. Ah, è perfetto. Mettevamo tutta la roba. Tutto quello. Cosa, poi lì. Gli scarti della cucina, la buccia delle patate. E poi si faceva all'etame. Si faceva all'etame e poi veniva preso, scavato. E quella è la cosa più bella. E invece le concime che vanno adesso. Sono tutti concimi chimici. Ma sono chimici e poi. Non mi piacciono. Perché non ti piacciono? Non mi piacciono. Io so che... È una cosa, prima era quella, tutto è genuino. Tutto genuino, no? Infatti, infatti. Come per esempio, con i prodotti che usano adesso, dei concimi, e di quelle che, le rotazioni che fanno le piante. Se ne parla tanto. Prima noi alla vigna c'era... Il struppato di ferro. Quello. Due giorni vivevano. Sì. E calce. Per dare il colore, no? Sì, no? Era una cosa di bello. Le olive, no? Si facevano. Sì. L'uva. L'uva. Le olive non sanno mai. Dicevo noi, la rotazione. Pompate, dicevo noi, dialettale. La rotazione dialettale, invece moi sono tutte le robe chimiche, non mi vanno. Gli erbicidi che uccidono tutte le erbe che sono sotto la... Le erbe sono, io sono contrario ai veleni, sono contrario. Io invece, io dico pure c'è una parte dei veleni, le piante sono come una persona, sta sentendo quello che io sto dicendo, sono come una persona.
una persona magari il fisico mantiene, no? L'altro non mantiene, ci muore prima e ci muore dopo. E così sono le piante, così siamo pure anche noi esseri umani. La pianta, quella più debole, quando tu per esempio fai la relazione con i veleni, dunque, ne soffre, perché e falle quest'anno, falle l'anno 21, tra 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, 10 anni, 20 anni che si usa passati questi veleni, la pianta che cosa fa? Che cosa gli può dare? Quella che è più potente magari la mantiene e vede gli alberi belli, ma quella che è ma, che già meno di se stesso con quei veleni, non vuoi che muore prima. E certo. Quello che vorrei dire. Ne hanno abusato di questi pesticidi, sì, di erbicidi, pesticidi. Me non mi piacciono, quelle relazioni non mi piacciono. A Tricase c'è il principale venditore di questi erbicidi in tutta Italia. Quindi il Salento è stato ben bastonato, diciamo. A voglia. Da parecchi anni, da parecchi decenni. Per esempio, a Brindisi, no? Con la Gerano che c'è, la passo della corrente, no? Ah, sì. Quelle, le cacciove di là sono pericolose. Certo, anche. Invece qui, dalle parti russe, no, sono migliori. Il Salento è bello, ben pieno di industria. A Taranto c'è l'Ilva. Sì. Qui abbiamo Cerano, abbiamo a Galatina la Colacem. Che facevate? Tabacco, pomodori, uva? Nel mese luglio e agosto raccogliamo il tabacco, no? Poi a settembre la vendemmia. E certo. Sì. E facevamo del vino. Avevate delle musiche particolari in quel momento? Sì, alla campagna sì. Certo, alla campagna ci avevate... Poi, prima facevamo delle comunelle pure vicino a casa. Ah sì? Sì. C'erano tonde, tutti i vicini, suonavo la chitarra, chi cantava e ci suonava io. Ma poi succedevano spesso queste cose? È certo che era bello, no? Ma era bello. La famiglia. Certo. Mi mancava. Dice perché? La famiglia è troppo grande per me. Certo. È il cuore mio. Come fai? E quella è abbandonare per i soldi. Allora poi me ne sono venuto, caro figliolo. Ho detto basta, sì. Non voglio andare più a nessuna parte. I soldi l'ho fatti più qua che di là. Sì. Quindi quando eri giovane da contadino. Mi dicevi la vita non era, era difficile. Difficile, come i bambini, quando facevano i primi passi. Uh-huh. I bambini quando fanno i primi passi, no? È difficile, la mamma... Li aiuta, no? Corre da dietro, che non calca. Certo, così era la vita. Così era la vita, no, era molto difficile. E noi, quando mi sono sposato io... Mi direi, scappai via il 3 di luglio alla sera, 1948. È una data indimenticabile e sposai il 2 di settembre in chiesa. Ma come sposammo, tanto, a quei tempi, come sposammo? Non mi sannammo e ne sposammo. Ah, ecco. Qua adesso tutti se ne pure, ma sai, scappano più con la moglie, convivono, vanno. Poi vanno al nazionalmente, lo giuro, dopo 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, senti quelli si sono lasciati.
Uno addirittura si è lasciato nel viaggio di nozze. Ah, sì? Viaggio di nozze. Ma che mondo è? I genitori fanno sacrifici. Fanno sacrifici. Lei è sposato? No, però vorrei sposarmi, sì. Oh, dunque, poi ti ricordi di Vincenzo Palazzo, quello che sto dicendo, la cagra è tanta verità. Amatevi. Ma la mattina pure, la mattina quando andavate al lavoro, che erano le 4 del mattino, si canticchiava forse, no? Sul lavoro? Ah, sul lavoro quando si raccoglieva il tabacco. Quando si raccoglieva il tabacco, sì. No? Si canticchiava. Si affinava. Ma vi lasciavano cantare? Si cantava, ci faceva un balzo. Ah, sì? Ah, ecco. Quanti eravate, per esempio? 20 persone circa? In 20 una... persone. Eravamo in due famiglie, già eravamo in due famiglie sole, eravamo... Noi eravamo, ma da Dio, 7 fratelli, no? E una sorella. Mio padre e mia madre e la famiglia, già 10. A un'altra famiglia era 11 persone. Okay. E poi ce ne eravamo 14-15 famiglie. Ah. Una tenuta lo pezzo, dai. Ci corrigammo nelle campagne, la casa era proprio buona. Sì. E sotto le tettoie lo affilammo. Ah, il tabacco. Sì, i capannoni li chiamano. Ah, quindi eravate più di 100 persone? Una ottantina circa. Ah, 80 persone circa. Sì. Ah, quindi c'avevate questi momenti... È un paese. È un paese intero, infatti, quindi avevate questi momenti, ma suonavate la musica la sera e sì. Durante il lavoro canticchiavate qualche bella canzone dell'epoca, tutto in dialetto poi era, no? Era di... Che la gloria di noi ha fatto, ma di caro che dai di dire, ma di caro che dai di dire, chi della gloria di noi ha fatto, ora sorella puro, ora è la notte. Thank you.
figlia è troppo bella, devi fare la cecchinella, se la figlia è troppo brutta, devi fare la bocca brutta. Se la figlia è troppo bella, devi fare la cecchinella, se la figlia è troppo brutta, devi fare una bocca brutta.
Cai, cai, cai!